Quando crebbero e raggiunsero l'età della ragione, nulla valse chiedere ai loro genitori i perché e i per come di quel posto. Essi, come solo i capi tribù sanno fare, raccontavano a Maad e Vi la loro storia nella maniera delle leggende antiche, con descrizioni fantastiche e grandi parabole che giravano attorno alla verità. Ma negli anni i due giovani capirono da soli e appresero tutto quello che c'era da sapere. In seguito furono in grado di disinserire tutto l'apparato automatico e di accedere ai sistemi manuali. Dalle grosse trivelle di cui era dotato l'impianto generale avevano dedotto che Callisto era provvista di acqua a circa 60 chilometri di profondità e che, oltre ad essere un corpo celeste scarsamente radioattivo, era geologicamente molto stabile. Innegabilmente Callisto era un posto perfetto per un porto aerospaziale. E una volta comprese le valide intenzioni dei progettisti della NASA, Maad e Vi concentrarono gli sforzi nel tentativo di comunicare con la Terra per approfondire di più l'intero piano della missione. «Qui Callisto 1, sotto Occhio Rosso, rispondete!» Dopo che per oltre tre lustri la grande nonna Terra, detta Sootutskva in lingua Hopi, aveva smesso di parlare, i due giovani avevano costruito una radiotelescrivente con cui inoltravano incessantemente lo stesso messaggio: «Qui Callisto 1, sotto Occhio Rosso», finché un giorno l'apparecchio sputò fuori una lunga sequenza di simboli complessi e incomprensibili. Malgrado le sette lingue parlate su Callisto 1, nessuno fu capace di decifrarli. «Non è ciò che ci aspettavamo, Vi. Qualunque cosa fosse, non proveniva da Sootutskva». «E dunque da dove?» rispose Vi. Maad indicò uno schermo, cercando con il dito l'incontro di due linee cartografiche. «Con molta probabilità arriva dalla sorella più grande di Occhio Rosso», disse Maad, guardando un puntino nero. «Pensi ci sia qualcuno là? Per quello che possiamo saperne noi, potrebbe esserci anche un dio. Quale dei possibili dio, Maad?»